questo è quello che interessa un certo tipo di stampa, sicuramente non a te. Insomma, io su 25, noi abbiamo introdotto un metodo che, siccome non arrivano tutte insieme, purtroppo, perché questi sono territori, diciamo, di montagna, per cui sulle prime 25 aventi diritto a fare la richiesta, perché noi abbiamo adottato un sistema che era il cittadino che fa la richiesta, si era interessato per quell'area, su 220 famiglie hanno risposto in 32, per cui delle due l'una, o una è susseguente all'altra. Uno, che c'è un grande senso di responsabilità, perché avranno fatto domanda solo chi realmente aveva bisogno. Due, che quelle altre 180 famiglie stavano bene dove stavano, per cui sai, pure lì. Poi ne l'ho consegnate, cioè ne l'ho consegnate perché lì mi sono imposto io voglio che la mia gente entri dentro le abitazioni quando è tutto bello intorno a loro, perché se volevo fare la gara a chi arrivavo prima, a me non mi interessa niente, perché non è che chi arriva prima in questo momento che vince la gara del terremoto. Io mi sono imposto e ho detto, se sono previste le betonelle, che è un tipo di pavimentazione, diciamo, particolare, verranno messe le betonelle, perché la gente deve stare bene, altrimenti se entra in situazioni non ottimali crescerà e vivrà in questo periodo sentendosi un terremotato e non uno sfrattato a tempo, perché se stai in mezzo alla cosiddetta melma corri il rischio di diventare melma pure te. Verissimo, e infatti non va trascurato secondo me anche il fattore psicologico, perché gioca un ruolo fondamentale tutto questo. Sì, ma fa la differenza, vedi, qui forse secondo me, no, forse uno degli aspetti dove i più carenti, dove si è sbagliato, è stato la non conservazione dei simboli. Sì. Ecco, lì secondo me qualche stupidaggine grossa l'hanno fatta, perché questo significa non capire la psicologia dei popoli. In un territorio che è stato devastato con le morti, con la distruzione, la conservazione dei simboli secondo me doveva essere una delle prime cose. Si è sbagliato, adesso si sta cercando di mettere, come dico io, una pezza, ma il vero sbaglio è stato lì. Insomma, io penso che lì non ci serve una laurea in psicologia, ma solo vivere in questi territori. Però capisco che la teoria del campo di chi vive qua non può essere assolutamente paragonabile a chi vive a Roma. Insomma, chi vive a Roma si sveglia la mattina che vede il Colosseo, ha i divani di pelle umana, ha i libri, ha l'autista, ha tutte quante le comodità, mangia il pesce, sì, o cioè la carne buona, e per cui ha una visione che magari non è che sia sbagliata, ma più filosofica e meno pratica. Chi vive su questo campo da 6 mesi ti dice che la prima cosa che io avrei fatto sarebbe quella di mettere in salvo i monumenti, perché rappresentano l'identità di un territorio.